Non riesco più a selezionare. Seleziona la mano libera. Cosa fai? Devo fare la legge dal caso. Ma perché vuoi la legge? Così, perché con la trasparenza, no? Quello che dicevo io prima. Io devo tirare fuori qualcosa, mentre qua abbiamo levato. Puoi avere il casco con le orecchie. Mentre qua abbiamo levato una parte del casco e poi ci abbiamo aggiunto la faccia. Io adesso devo mettere una cosa. Vuoi che abbia le orecchie fuori? Hai capito? In questo senso. Però non mi dà la sensazione, cioè. Adesso io con la trasparenza riesco a vedere le orecchie. Ma quando arrivo qua. Perché devi arrivare esattamente. Grazie, guarda. Vedi, si gira tutto. Scusami. Sì. Fai una cosa più semplice, posso? Sì. Devi selezionare il pilota. Selezionato, torno alto. Vado a prendere quello che è. Adesso faccio una cosa così velocissima. Perché c'è il selezionatore. Bisogna stare attenti, sì. Già rilevare. A rilevare, niente a fare, a rilevare. Sì, sì. Devi stare molto attento a quello che stai facendo. Come vedi anch'io non mi perdo. Cosa vuole fare? No, sai cosa? Perché voleva aggiungere le orecchie che venivano fuori dalla maschera. Quindi aveva praticamente spostato la sua scimmia, aveva fatto un po' di plasticità e aveva detto benissimo, a questo punto seleziono la mano libera per poter selezionare anche le orecchie, o meglio, facciamo così, aveva tenuto la scimmia di sfondo e aveva dato la plasticità massima, aveva scelto l'immagine del casco togliendo via un po' di plasticità, giusto? Sì, giusto, ma avevi detto avevi scelto questo, però quello che mi interessa non è aggiungere, è rimpiazza la selezione corrente, quindi io ci aggiungo anche le orecchie della mia scimmia. Rimetto l'opacità, in questo momento ho la mia scimmia che ha anche le orecchie fuori dal casco, bisogna selezionarlo un po' meglio, sembra Star Trek in questo momento, una scimmia spaziale. Per scalare l'immagine noi abbiamo la possibilità di scelgo la mia immagine. Tra gli strumenti c'è quello per lo scalo. A questo punto se io vado sulla mia immagine posso allargarla.
problema. Stava lavorando. Quello si cani vuole dire. Abbiamo fatto la nostra scimmia pilota. Con le orecchie a sventola. Eh? Con le orecchie a sventola. Con le orecchie a sventola, senza orecchie a sventola, che vogliamo. Questo qua. All'interno del nostro GIMP abbiamo dei comandi molto interessanti. Un esempio è la sezione filtri. Filtri mi permettono di dare degli effetti alla mia immagine. Vedete? Io voglio dare degli effetti particolari. Quindi non so, posso dare sfocatore, miglioramenti, posso per esempio decorativi, posso dare su rendering. Facciamo linea nuova per esempio. Gli dico quante righe. Guardate che effetto che gli do alla mia immagine. Wow! Bellissimo! Guarda, guarda, guarda. Allora. Filtri, filtri. Caso, rendering, render. Dove render. Ho scelto linea nuova. Render. Un effetto
poter avere altri filtri, non so, facciamo artistici, la trasformo in tela. Vedete che ho trasformato la mia immagine come se fosse una tela. Non vorrebbe però in questo caso. Cosa? Salva una copia. Filtri. Voglio avere cubismo. Formate una foto del cubismo. Fare animazione. Luci ombre. Voglio avere una supernova. Prendo il punto della supernova. Vedete? Mi crea una supernova nella mia immagine. Dove l'hai trovato? Sempre su filtri. Luci ombre. C'è la supernova. E prima avevi fatto? Prima ero andato su rendering, linea nova, ok. Ci mette il suo tempo. No, beh, quello sì, ma prima tra questo e l'altro avevi fatto un altro. Avevo fatto luci ombra, avevo fatto artistici, applicatela. Avevo trasformato come se fosse una tela. Supernova, così che Supernova.